La peste suina è in Italia, in particolar modo il focolaio è venuto dal Piemonte, sta contagiando con evidenti segni, carcasse, movimento di animali che danno proprio il senso della penetrazione dell'epidemia in Liguria e in Piemonte. Colpisce i cinghiali, non si trasmette all'uomo ma si trasmette agli altri suini, quindi nel momento in cui colpisce ad esempio i maiali, i danni sugli allevamenti e sulle prospettive di carne da alimentazione sono evidenti. Se con un'ordinanza del Presidente della Regione in Liguria e in Piemonte si è fissato tutte le determinazioni per l'emergenza epidemiologica, in Toscana noi abbiamo pensato nella provincia confinante, ovvero nella provincia di Massa Carrara, ho firmato l'ordinanza domenica, di interdire la caccia, perché la caccia, soprattutto nei cinghiali, la braccata, porta a un forte movimento e quindi a una diffusione del virus, del contagio animale che, ripeto, poi provoca particolare sentimento di preoccupazione perché si trasmette dal naturale all'allevamento. Anche l'Emilia Romagna ha fatto una ordinanza del genere di interdizione della caccia nelle province limitrofe alle zone maggiormente colpite. Stiamo monitorando la situazione. Ecco, non ci bastava il Covid-19 anche fra gli animali e in particolar modo fra i cinghiali, ci voleva anche questo, ma lo stiamo affrontando con determinazione.